La situazione, l'atmosfera locale è comunque un'atmosfera sospesa, un'atmosfera un po' irreale. È praticamente impossibile descrivere dei luoghi sicuri e luoghi non sicuri. Strutture mediche e personale medico, sì, siamo a corto. Ciao a tutti, mi chiamo Vincenzo Capriotti, sono un medico, ho 30 anni e sto terminando la specializzazione in otorinolaringoiatria. Al momento mi trovo a Bergamo, che è una delle città, delle zone più colpite da questa epidemia. Un lato il numero dei contagiati. Si sa che la popolazione a rischio è quella con un'età avanzata e delle altre patologie preesistenti che aumentano appunto il rischio di avere conseguenze importanti dalla malattia. Strutture mediche e personale medico, sì, siamo a corto, questo è vero, perché il numero dei ricoverati per questa polmonite virale è veramente molto alto. Attualmente in ospedale sono, come me, ad esempio, che mi occupo di otorinolaringoiatria, sono stati, reclutati per coprire dei turni per assistere questi malati specifici. Quindi c'è un momento di grande stress per il personale medico, stress lavorativo, fisico e anche mentale, ma al momento sembrerebbe reggere, il sistema sembra al momento reggere. Allarme. Il percorso dei casi contagiati non è reso noto. Forse un po' per privacy, ma anche perché ormai sono talmente tanti i casi accertati che è praticamente impossibile descrivere dei luoghi sicuri e luoghi non sicuri. Chiaramente per noi che lavoriamo in ospedale le cose sono un po' diverse, perché nel momento in cui c'è un caso accertato in qualche reparto, questo reparto viene chiaramente informato, così come vengono informati gli operatori che sono entrati in contatto con quel caso. Ci sono stati degli episodi di panico 2 settimane fa. La popolazione si è riversata nei supermercati temendo di dover rimanere chiusa in casa e non trovare più cibo. Era stata dichiarata zona rossa in parte della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, del Veneto e del Piemonte. Molti meridionali hanno a scappare verso sud temendo di essere bloccati in queste città. Quindi se ci sono dei momenti di follia collettiva, per fortuna sono dei momenti controllati, isolati. L'atmosfera locale è comunque un'atmosfera sospesa, un'atmosfera un po' irreale, perché comunque le attività sono o chiuse o viaggiano a numeri ridotti, tutto è un po' fermo,
anche le scuole sono ferme fino a inizio aprile per un mese. E la paura dei cittadini sembra essere molto grande. La maggior parte della popolazione sta reagendo però positivamente, adeguandosi alle direttive del ministero, di cercare di non uscire di casa se non per le necessità di, insomma, fare spese, alimentarsi, andare al lavoro o curarsi. Questo per i sanitari non vale perché c'è bisogno di noi, purtroppo. Quantomeno imparare da questa situazione quanto il servizio sanitario che abbiamo sia una risorsa importante da proteggere, da preservare e su cui investire. In queste situazioni purtroppo ce lo ricordano. Ciao a tutti e auguri.